Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie di essere qui, benvenuti all'edizione di maggio di Creative Mornings Roma. Ieri sera e anche stamattina, ieri sera guardando le iscrizioni, stamattina guardando le persone che arrivavano, ero parecchio emozionato perché insomma avete risposto in tanti. E adesso non sono più tanto emozionato, me la sto facendo sotto perché guardare la sala così è veramente bello, grazie. E direi che per chi insomma ogni tanto viene sa come funziona, direi che io salterei tutte le mie belle cosette, ve le dico alla fine, tanto sono 3 minuti, quindi e passerei invece, visto che siamo un pochino più lunghi rispetto ai tempi normali, abbiamo cominciato quei 5-10 minuti dopo, passerei invece direttamente a presentarvi l'evento di oggi, del quale noi siamo molto contenti e siamo molto contenti di essere ospitati qui. Farò un po' di ringraziamenti alla fine e passerei a presentarvi l'evento di oggi che si svolge sul tema reality, il tema realtà, che è il tema del mese di maggio di Creative Mornings in tutto il mondo. Noi abbiamo voluto interpretarlo portandovi la testimonianza di chi con la realtà, diciamo, ogni tanto ci gioca un po' e ci fa vedere una realtà che è quella che noi percepiamo come vera, ma che in realtà è il risultato di qualcosa che somma tante realtà diverse. E quindi è con grandissimo piacere vi presento dei professionisti, dei visual effects, quindi degli effetti digitali, che hanno lavorato per film importanti, La Grande Bellezza, lo chiamavano Gig Robot, come avete visto dai nostri vari lanci, hanno anche vinto il loro David di Donatello per La Grande Bellezza. E per cromatica vi presento quindi Luca Della Grotta e Marco Bersani, ai quali lascio volentieri la parola. Grazie. Allora, ciao a tutti, molto piacere. È veramente un piacere essere qui, è una cosa molto interessante. Il primo dei motivi è che è di mattina presto e per me io sono tipo un pipistrello, credo, o ci sto diventando comunque. E questa cosa mi dà invece molta vita, perché per me uscire fuori con tutto questo sole è bellissimo. Allora, detto ciò, non lo dico in senso negativo. Ma lo dico cercando di farvi capire in che modo lavoriamo noi. Noi fondamentalmente ci chiudiamo in una scatola al buio, lavoriamo con i colori, con le immagini, ma in realtà ragioniamo su quello che c'è fuori, studiamo quello che c'è fuori, cerchiamo di rappresentarlo, di riprodurlo, di alterarlo. Questo è quello che facciamo quotidianamente con gli effetti visivi. È molto interessante, secondo me, analizzare un aspetto, ovvero che gli effetti visivi sono una delle categorie meno votate ai David di Donatello. Perché noi siamo abituati, per il cinema che vediamo, a pensare agli effetti visivi come a un qualcosa legato più ai Transformers o agli Avenger rispetto al nostro cinema. E invece il nostro cinema, che ha un linguaggio completamente differente da quello del cinema americano, di oltreoceano in genere, il nostro cinema anche ha bisogno di effetti visivi e ne è pieno. Il problema è che devono essere necessariamente meno evidenti. Cioè, ovvero, se voi vedete l'effetto in un film, vuol dire che io ho fatto male il mio lavoro. Questa è l'idea, questo è il senso. Ok? Parliamo anche di un'altra cosa molto molto importante a cui tengo tantissimo. La prima cosa è gli effetti visivi non li faccio io. Li fanno tante persone, un gruppo di persone. Questa è una cosa fondamentale da capire, perché non sarebbe proprio possibile riuscire a portare avanti un film e quindi con tutte le varie fasi di analisi degli effetti visivi da solo. Quindi c'è un team di persone che lavora. Ma soprattutto la cosa più interessante è che deve necessariamente essere un team che lavora insieme ad altri reparti. Questa è una cosa che negli anni un po' a volte è stata, secondo me si è persa, diciamo così. Noi dobbiamo necessariamente lavorare insieme. Quindi quello che vedete è
una risultante non solo del mio o del nostro lavoro, del lavoro di cromatica nello specifico, ma è la risultante di varie persone di settori diversi, dal settore artigianale, quindi da chi fa le cose con le mani, con la materia, prima ancora di lui a chi la pensa, a chi la scrive, per poi arrivare alla fine a noi che la realizziamo e che viene finalizzata, ed è quello che voi vedete al cinema. Questo è il senso, quindi capire, cercare da parte nostra di riuscire a far capire una volta per tutte cosa sono gli effetti visivi, che non sono gli effetti speciali, ad esempio, sono due cose completamente diverse che però se lavorano insieme e lavorano bene insieme, come per esempio è successo con Gigrobo, dei risultati si possono vedere. Se invece i reparti vanno uno contro l'altro perché si cerca di, è chiaro che lì poi ci sono problematiche. Allora, volevo iniziare facendovi intanto vedere una cosa, è una sorta di gioco che noi facciamo, ovvero è la nostra reel di lavori attuale, dove però non vedete il prima e dopo, vedete solo i tagli così come sono, così come li avete visti magari in molti film. A voi. Allora, qual è lo scopo del gioco? Lo scopo del gioco è cercare di farvi capire quanti film avete visto in questa demo e quanto effettivamente voi mentre vedete un film non ci fate caso che quelli possano essere effetti. Magari alcuni sì, alcuni è voluto, alcuni no, perché magari abbiamo funzionato di meno, ma in realtà lo scopo nostro del gioco è riuscire a farvi credere che quello che noi facciamo sia vero.
Lo scopo è anche in alcuni casi farvi sognare, diciamo, con delle cose un po' sopra le righe. Quindi, non lo so, con le visioni del giovane favoloso, per esempio la Madre Terra, che chiaramente è un effetto. Ma lì ci avviciniamo un po', come dicevo, a quel tipo di linguaggio che rende l'effetto in qualche maniera evidente. Ora, questo è, diciamo, il messaggio che stiamo cercando di portare avanti. Stiamo cercando di portare avanti nel nostro piccolo, perché facciamo intrattenimento, assolutamente, però vogliamo un po' cercare di far appropriare le persone di questo tipo di concetti. Perché in realtà, per esempio, una cosa molto interessante è che andando nelle scuole superiori, piuttosto che all'inizio di alcuni corsi di post-diploma, in realtà scopriamo che i ragazzi non hanno la minima idea di che cosa sia la comunicazione visiva in generale. Hanno, ovviamente, studiano dei concetti base, questo è chiaro, però il fatto di farsi delle domande per andare oltre a cercare di capire come poi funziona non viene affrontato nel modo giusto. Abbiamo anche aperto una scuola per questo e nel nostro piccolo cerchiamo di essere più grandi possibile. Vi parlerò anche della scuola, perché è molto legata al concetto dell'analisi della realtà. Questo è quello che vogliamo cercare di far capire. Noi, la scuola si chiama Artite, è nata da poco, e in realtà per noi è proprio questo, cercare di ricreare delle connessioni tra giovani, perché in realtà sono connessioni che si stanno un po' perdendo. In realtà i giovani poi, quando si mettono insieme, i molto giovani riescono a fare delle cose che fanno paura a quelli meno giovani. E questa, secondo noi, è la cosa più importante in assoluto. Parliamo del tipo di filosofia con cui portiamo avanti questi discorsi, ed è tutto connesso. Anche Gig Robot, lo chiamavano Gig Robot, rientra in questo per noi. Lo chiamavano Gig Robot, è stato sicuramente un fenomeno incredibile, ok? È un fenomeno incredibile, però, che viene portato avanti da persone che da anni cercano di convincere gli altri che sarebbe stato un fenomeno incredibile e che per riuscirci hanno dovuto fare il triplo della fatica che si fa di solito. Questo è un resoconto visivo che noi abbiamo cercato di fare rispettivamente alle lavorazioni di questo film. Come vedete ci sono dei nomi dietro alla fine, per noi è fondamentale che ci siano quei nomi, ok? È fondamentale iniziare a capire che cosa c'è dietro questo tipo di lavoro, proprio per capire questo, capire che un film americano di supereroi mediamente ha solo effetti visivi 200 persone che lavorano per 2 anni. Noi siamo questi, e questa cosa mi dà molto orgoglio personalmente, ma soprattutto tanta speranza, perché poi in realtà gli americani sono furbi, perché poi vogliono noi per lavorare, perché noi che lavoriamo così siamo abituati a qualsiasi cosa, ovviamente, no? E lavoriamo in maniera proprio diversa. Però la cosa interessante c'è dietro a tutta la lavorazione di questo film, è che c'è stata una collaborazione incredibile tra tutti i reparti per cercare di tirar fuori il meglio, e che non quel meglio non sarebbe mai uscito da quelli che sono i binari di una comunicazione ben precisa e diretta che ha questo film. Cioè, noi dovevamo creare una cosa plausibile. Cioè, un pugno dato a una colonna non fa crollare un palazzo intero, però rompe una colonna che dà un senso di plausibilità. Ok? Perché? Perché il nostro cinema è così. Il nostro cinema è sognante, ma è molto reale. Ok? Cioè, noi siamo abituati a... Se eravamo abituati, non lo so, direte voi. Però noi siamo abituati a quel tipo di comunicazione diretta. Cioè, noi dobbiamo avere un riscontro visivo quando narriamo le nostre storie, ok? E noi dovevamo rimanere in quell'aspetto lì. Dovevamo capire il modo migliore per poter ridare quel senso. E se si possono spegnere un attimo le luci, scorri un po'. Vai, non so, per esempio il Tevere. Prima, Marco, grazie. Allora, banalmente, problema. Il fatto fantastico
di pensare che, blocca anche prima Marco, fatto fantastico di pensare che se casco nel Tevere mi prendo i poteri, è una cosa che doveva essere data come sensazione, no? E chiaramente avevamo questo tipo di problema, l'attore doveva nuotare e cadere nel Tevere, cosa che ovviamente per motivi di sicurezza non è possibile fare. E quindi che succede? Si lavora tra reparti e sì, come vedete, si ricostruisce una parte di scenografia reale, però magari in una piscina, ok? In una piscina come in questo caso, dove poi noi integriamo nel Tevere e nella location reale di dove deve essere girato la scena, diciamo. Quindi viene girato in due posti diversi, viene ricostruita una piattaforma che realmente è lì, o una parte di essa. Insomma, viene messo in sicurezza l'attore e questa situazione ci dà tempo di ottimizzare su recitazione, ok? Per esempio, una delle tante, su idee che vengono al momento del set. Ma in realtà questo tipo di effetto, come dicevo, è una di quelle cose che voi non dovete vedere, ok? E altro esempio, cioè è un effetto che non è un transformer, no? Però è fondamentale ai fini di un film, perché magari ha permesso di girare quella scena in un luogo dove è stato possibile, per esempio, ricostruire un bancomat finto che doveva essere sradicato, e quindi ci ha dato molte libertà creative. Quindi il fine di un VFX può essere anche quello. Allora, in tutto questo, quello che vedete, per esempio, è girato in un teatro, no? Quindi c'era un verde fuori, non stavamo realmente lì, e c'era la necessità di... Andiamo avanti, Marco. Esplosioni. Ecco, questa è una cosa molto, molto interessante, perché l'attore è vero, e è caduto davvero da quel palazzo, no? Ma il palazzo era leggermente più basso, l'attore era messo, non l'attore, lo stunt era messo in sicurezza, quindi aveva una corda che è stata rimossa e ha fatto più di un salto, perché noi avevamo necessità che cadesse con molta più violenza, ok? Per dare ancora più il senso dell'impatto. Sono stati per esempio cancellati i materassi a terra ed è stata fatta una simulazione, noi li chiamiamo così, questa parola brutta, matematica, una simulazione fisica per fare un calcolo di come la polvere si sarebbe comportata lasciando cadere un peso morto da quell'altezza, insomma, per esempio. Cioè c'è una costruzione dietro e ci sono varie situazioni. C'è un set, ci sono degli stuntman, ci sono degli effetti speciali, ci sono dei momenti di rischio perché lo stunt è appeso con una corda. Cioè ci sono tanti percorsi che finiscono e si concludono con gli effetti visivi, che mettono il tutto insieme e creano invece cose ulteriori che servono per completare la situazione. Vai. Vai anche avanti. Questa cosa qui penso sia evidente a tutti. Spero che non lo sia stato nel film, sinceramente. Non lo è stato, meno male. Non starò qui a parlarvi di quanti problemi ci sarebbero a girare in uno stadio in curva sud durante un derby Roma-Lazio, ma penso che potete immaginarlo da soli. Chiaramente quello che è stato fatto è molto, cioè non è stato, ovviamente è tutto finto, no? La parte dietro, abbiamo aggiunto tutto, ricostruito tutte le persone, ma in realtà sul set quel giorno c'erano, credo, non so se ricordo bene, ma 150 comparse comunque, che stavano intorno a lui, e nelle quali lui sbracciava, si muoveva, correva e che interagivano con lui. Poi noi abbiamo esteso tutto quanto e cercato di renderlo plausibile, ok? Altro effetto che in teoria non dovreste vedere. Allora, questa è simpatica, e poi passo la parola al mio collega Marco. Questa è molto simpatica perché nel film c'era l'esigenza, vai avanti Marco, di vedere questa mosca che camminava sull'attore, no? I motivi registico-narrativi possono essere vari, focalizzare l'attenzione su una cosa piuttosto che dare un senso di, non di pulizia, ma di sporco, di carne viva, di tante cose brutte, no? E in questo caso una mosca poteva essere il vettore ideale.
Ora, voi vedete questo qua nel film, no? E non ci pensate perché vi scorre. Ma in realtà noi abbiamo passato giorni, settimane a magari studiare come una mosca, perché tutti lo sappiamo, ma se poi la dobbiamo riprodurre come facciamo? E noi abbiamo studiato se ha i peli, se non li ha, come si muove, come muove le zampe, se per esempio come vola, come si comporta nel tempo e come poterla muovere. E tutto questo lavoro, pensate che cosa simpatica, io magari ci lavoro un mese, poi vado al cinema con qualcuno dei miei cari e gli dico ecco la mosca, ecco la mosca, ecco la mosca, finita. E quindi mi fanno, ma scusa, sei stato un mese a fare sta cosa? Sì. Mi dispiace, sì. È il mio lavoro, cioè cercare di rendervela vera, perché se io non ci studiavo così tanto su quella mosca, se io non sapevo tutto aver fatto le mosche, voi avreste visto che era finta. Quindi il mio scopo reale del lavoro è quello. E così facciamo con tutto quello che cerchiamo di riprodurre. Noi ci fissiamo in maniera viscerale sui dettagli che nella vita comune della maggior parte delle persone sono assolutamente inutili. Cioè io cammino per strada e mi incanto così, ma che magari guardo e noto una cosa a cui sto lavorando e rimango un'ora a guardarla, poi ci ragiono su, cerco di tornare in ufficio e di riprodurre quello che ho visto, ok? E cercare di manipolarlo a mia scelta. Vi passo il mio collega Marco, lui è un digital artist e anche lui ovviamente ha lavorato, lo chiamavano Gigrobot. Questa parola bellissima, digital artist, no? Con cui noi ci definiamo, che UFX supervisor, che okay. In realtà digital artist che vuol dire? Vuol dire che siamo nati e cresciuti a sto paese, che siamo figli della crisi e che se siamo imparati a fare un po' di tutto. Questo è un po' stringi il senso del digital artist. Sul titolo di coda potrebbe essere me sono imparato a fare un po' di tutto, ok? E passo la parola a Marco Bersani per il momento, poi ci risentiamo dopo. Grazie a tutti, buongiorno. Grazie per un'introduzione di una super professione da parte di Luca, quella del digital artist. Io in realtà lo chiamavano Gigrobot, mi sono occupato principalmente di tutto quello che è l'aspetto della computer grafica 3D e anche delle simulazioni di quello che vediamo. Ha detto Luca prima questa brutta parola, in realtà abbiamo molti effetti che hanno un po' un carattere particolare, dalla rottura della colonna, come diceva Luca prima, no? Che possiamo immaginare in un film degli Avenger, magari crolla tutto lo stadio, falsare lo stadio, e mi ricollego anche al tema del giorno, la cosa che a mio avviso ci fa sentire un po' più vicini al personaggio, all'eroe, eccetera, a questo supereroe, il fatto che ci sia un po', no? una verosimiglianza, diciamo, in quelli che sono effettivamente i suoi poteri, quindi dal rompere la colonna. Ed effetti di questo tipo fondamentalmente sono stati personalmente molto divertenti, anche perché bisognava comunque tenere questo filone narrativo che è un po' tra il pulp e il fumettoso, quindi anche un qualcosa di esagerato che non andasse troppo sopra le righe, anche nelle esplosioni. Per esempio più avanti c'è gli schizzi di sangue, cioè non tenersi troppo sul realismo da quel punto di vista, ma rispettare un certo tipo di linguaggio. E quella fondamentalmente è stata la parte più divertente, proprio perché, come diceva Luca prima, dovrebbe essere la normalità. In realtà, lo chiamavano Gigrobot, c'è stata una sinergia con il montaggio, con il regista soprattutto, in cui ci ha lasciato anche liberi di proporre, di creare, di trovare soluzioni in questo modo e di ragionarci insieme, di parlarne insieme e di trovare quella soluzione che fosse diciamo ideale per il film, che incorniciasse perfettamente la scena, l'effetto, aggiungendo quel quid in più senza rubare però effettivamente poi l'attenzione in maniera troppo esagerata. Questa è stata insomma la parte un po' più interessante, come dicevo, molto molto divertente, che ha fondamentalmente reso poi il film piacevole
E secondo me traspare effettivamente questa unione, questo linguaggio ottenuto, ecco, come vedevamo prima. E dal punto di vista tecnico, qui avevamo la necessità, ecco, di avere dei frammenti che, uniti alle simulazioni, in questo caso vengono dette fluidodinamiche, quindi in questo caso di fumi, questa situazione viene poi unita da una figura professionale che è detta compositor, e sono tra tutti quei nomi che abbiamo visto, vengono messe insieme queste simulazioni da cui poi abbiamo l'effetto finale. Queste sono alcune delle situazioni che effettivamente affrontiamo, no? Più o meno tutti i giorni. E devo dire che la cosa importante di Gig, la cosa molto importante, è che questo tipo di effetti ci capita anche spesso di farli tutti insieme nello stesso film, è un po' difficile. E la cosa interessante però è che speriamo che questo tipo di film possa essere l'inizio, insomma, no? Possa dare il via a un certo tipo di filone di cinema che, come ha dimostrato Gig, può avere un suo mercato, può avere un suo interesse, e anche dal nostro punto di vista è senz'altro molto importante, sia per lo sviluppo di chi già lavora e soprattutto di chi si vuole avvicinare a questo mestiere. Quindi questa è la parte, diciamo, un po' più interessante e molto divertente di questa produzione. E fondamentalmente quello che per noi è stato fondamentale è questo rapporto che abbiamo avuto anche con il film, per cui lo sentiamo anche un po' più nostro da questo punto di vista. E spero ovviamente che, come diceva Luca, il nostro intervento possa essere, in questo caso, dopo questo incontro, più chiaro e che sia stato interessante da questo punto di vista. Detto ciò, lui si è fatto tutti gli schizzi di sangue del film e vi assicuro che non erano pochi. Si è fatto in computer grafica, quindi vuol dire che proprio ci siamo messi lì a cercare di capire, tipo Dexter, no? Non vi dico coi fili di lana rossi, però insomma poco ci manca, per cercare di capire come si poteva dare quel tipo di sensazione e di emozione, tra l'altro senza neanche esagerare troppo. È vero che insomma ci sono scene belle forti, ma così doveva essere, però ancora di più forse poi. Quindi il giusto peso, ovviamente, assieme al regista, ovviamente, che arrivava pure lui e diceva un po' di più, no, beh, forse è troppo, però è figo, regà. Allora sì, così, cioè, è stato un fomentarci a vicenda, insomma, questa è stata la realtà di questo film, è stato un fomentarci a vicenda, è stato un odiarci a vicenda, eccetera, eccetera. Però il risultato poi è quello e i rapporti poi rimangono, quindi contenti di questo. Allora, l'ultima cosa di cui volevo parlarvi un po' meglio, che poi devo chiudere, vorrei parlarvi di questa scuola, di questa scuola che non è un sostitutivo di... non vuole essere un sostituto di un'accademia o di un corso universitario, ma abbiamo deciso di chiamarla proprio scuola, non master, non academy come succede oggi. Non ci apparteneva, cioè noi vogliamo cercare di trasmettere quelle che sono le basi per cercare di riunire i giovani al lavoro. Che vuol dire? Nel nostro lavoro, ovviamente, non è che pensiamo di risolvere tutti i problemi che c'è sto paese, però se riusciamo ad insegnare come si entra nel lavoro, quindi come si può studiare un qualcosa per essere pratici già da subito e quindi cercare di portare avanti in un arco della vita che va dai 21 anni fino ai 30, di portare avanti sia lo studio e sia iniziare a lavorare, quindi iniziare fattivamente a fare delle cose, unendo giovani di tutta Italia per cercare di portarle avanti. Noi facciamo dei corsi che sono ovviamente molto specifici anche per gli effetti visivi. Corso di compositing, per esempio, quello di cui parlava Marco, corso di computer grafica, però ci occupiamo anche di illustrazione per l'architettura, di grafica, di marketing,
e anche stiamo cercando di provare ad analizzare le nuove professioni, come per esempio quella dello youtuber, no? Cercando di capire come, non come si diventano youtuber, perché oggi tutti i ragazzini vogliono diventarlo, ma il capire come da un'idea ci si può tirar fuori un progetto, che è una cosa che secondo noi andrebbe insegnata molto ai ragazzi. Anche per questo abbiamo deciso proprio di muoverci anche con ragazzi molto giovani, proprio per cercare di, diciamo, iniziare a fargli capire che devono ragionare su queste cose per... Cioè, questo è un tipo di lavoro che io spero che vi sia arrivato dalla visione di oggi, è un tipo di lavoro che fa dell'osservazione della realtà il suo punto di forza. Cioè, noi siamo curiosi, siamo un popolo di alienati curiosi, cioè ci fomentiamo su cose sulle quali di solito non ci si fomenta in nessun modo. E dico fomenta proprio perché il termine giovane, ma è quello, cioè perché se non trovi quel tipo di fomento nell'analisi, nella rappresentazione della realtà, non puoi mai fare questo lavoro e non sai poi come comportarti in certi casi, insomma, rispetto a questo tipo di lavoro. Detto ciò, noi faremo un open day con la scuola questo sabato, che sarà uno degli open day, in realtà ne facciamo di continuo, per cercare di analizzare, per qualcuno che può avere interesse, diciamo, ad analizzare le materie nello specifico, facciamo proprio come se fossero dei mini colloqui di un'ora, proprio con il docente di ogni materia, che spiega in maniera molto più tecnica, meno chiacchierona, cosa si fa nei vari reparti degli argomenti che vi ho citato prima. Ci teniamo molto a questa scuola, stiamo cercando di portarla avanti come possiamo, anche perché se noi formiamo giovani, i giovani rimangono e non sono concorrenza, ma anzi rialimentano un lavoro che sta comunque avendo delle difficoltà. Grazie. I giovani non vanno temuti, cioè questo è il problema di questo paese. Cioè se io formo 100 ragazzi, quei 100 ragazzi non mi toglieranno mai il lavoro a me, perché io ho 15 anni di esperienza in più, ma è chiaro che saranno molto più bravi di me, e questo farà sì che il mio lavoro anche sia migliore, sia valorizzato. Anch'io un domani potrei avere 200 nomi su un titolo di coda, no? Questo è un po' l'idea, questo è quello che cerchiamo di portare avanti, ahimè, nei tagli di tempo, perché lavoriamo sempre praticamente, però ci teniamo molto e volevamo rendervi partecipi. Grazie mille. Grazie, grazie ragazzi, veramente, veramente interessante. Chiaramente adesso apriamo la possibilità di fare delle domande. Sì, Luca, che anch'io ero giovane 30 anni fa, e i problemi erano gli stessi, e noi giovani di 30 anni fa oggi avremmo la responsabilità di essere diversi da come sono stati noi 30 anni fa, che è difficile, però sono sempre di più quelli che ci provano, e quindi grazie anche di questo. E, scusate, era utilizzo privato del mezzo pubblico. E se ci sono delle domande, molto volentieri. Grazie. Agostino, io sono fresco di un incontro a Foligno, il Festival della Scienza e della Filosofia, in cui un astrofisico, per parlare appunto di fisica delle stelle, ha fatto vedere gli effetti speciali di Interstellar e di altri film americani. Infatti lasciamo perdere. E la domanda è, siccome io invece non sono del settore, ma mi occupo di scienza appunto, e mi chiedevo se quanto, oltre a tutti quei rapporti di cui tu hai parlato fra le diverse competenze creative all'interno di un film, c'è anche di rapporto invece con le persone che hanno competenze in campo antropologico, visto che si parla di cose di questo genere, o scientifico, perché poi questi effetti danno anche un'idea e una formazione su cose che anche serie di questo paese, che non tutte le persone conoscono.
Scusa, è una domanda un pochino... No, la domanda in realtà è bellissima, nel senso che ti ringrazio per la domanda. Io prima di fare cinema mi occupavo di museale, ok? E ho iniziato proprio a lavorare con i veri pazzi quando ho iniziato a fare il museale, nel senso che lavoravo con gli storici, con gli scienziati, con persone, con antropologi, con persone che non sapevano nulla di effetti visivi e non gliene fregava niente, cioè loro fanno il loro lavoro, cioè io devo fare, che ne so, un video sulla Shoah, per dire, io parlo con il primo, con la persona più importante della Shoah che veniva organizzata al museo per cercare di dare un senso storico al mio lavoro, cioè io faccio disegnini fondamentalmente, poi possiamo dire che io sono una persona curiosa che cerco di sapere veramente cosa faccio per descrivere, ma io penso che l'autoformazione sia fondamentale quando si fa un lavoro, anche che sia di intrattenimento, ma che sia comunque un lavoro che ti deve comunicare qualcosa. Quindi è chiaro che a me piacerebbe parlare con un esperto di giraffe se devo fare la giraffa da grande bellezza, ma in realtà nel mio piccolo mi limito a comprare documentari improbabili sulle giraffe, dove tipo c'hai mezz'ora una giraffa così e che tu vedi frame per frame avanti e dietro, perché ovviamente gli devi ricostruire tutta la faccia, no? Tutti i muscoli. Ed è chiaro che mi piacerebbe avere un qualcuno che mi aiuta, però molto spesso i progetti non te lo permettono, quindi sta anche a te essere una persona curiosa oltre la norma. Perché se faccio un esempio banale, per me è lavoro, no? Se io devo fare una cosa molto complessa, chiaramente posso fare, per esempio, una richiesta alla produzione, come capita ogni tanto, cioè la produzione dico: guardate, per ricostruire queste cose occorre che qualcuno verifichi la veridicità di questo tipo di informazioni. Esempio, il campo medico, ogni volta che mettiamo gli schermi, che ne so, un'ecografia, una cosa, cioè non è che io posso, che ne so io, cioè boh, parliamoci chiaro, non lo posso sapere, quindi nel mio piccolo cerco di documentarmi, ma avviso la produzione, dico: signori, abbiamo bisogno di un consulente, che magari spesso è un amico, a volte è un professionista che viene pagato, insomma dipende dagli argomenti, però questa cosa direi che è fondamentale per evitare poi quelle baggianate che quando stiamo vedendo un film, io non lavoro con la scienza, ma io penso di poter immaginare, perché se io ne vedo due di baggianate, io penso che voi ne vedete 2 milioni, e esattamente quando ovviamente tu hai quella proprietà e hai quelle conoscenze, no, sull'argomento, quando poi vedi quelle cose e dici: vabbè, ma che sforzo, cioè che ci voleva, no? Effettivamente Interstellar è molto interessante secondo me per quel motivo lì, non solo per quello, ma anche perché sono riusciti ad unire, secondo me, a dare un senso veramente della scienza, cioè dello studio, della concretezza materiale anche agli effetti, che è una cosa che di solito non si fa, cioè gli effetti sono stati fatti tutti in maniera analogica, hanno usato dei modellini, hanno usato dei colori particolari, tutto questo proprio per dargli quel tipo di sensazione lì, cioè quando vedi Interstellar è vero che stai vedendo un film pieno di effetti, ma in tanti punti ti sembra di vedere un documentario, non un film, cioè non è Independence Day che vedi alieni, i raggi verdi, cioè non vedi, dai, ci sono delle interpretazioni di altissimo livello, incredibili, sulle dimensioni parallele, cioè per esempio, cioè graficizzare le dimensioni parallele non è facile e c'è tutto uno studio dietro. Ma banalmente vi posso dire Avatar, per esempio, no? L'avete visto tutti. Avatar, un team di biologi e scienziati si è messo per anni a creare un mondo plausibile, cioè di cui, e io ce l'ho, hanno fatto proprio i diari con tutte le piantine di questo mondo, pianta per pianta, che tipo di ecosistema aveva o generava, quindi l'animale che la impollinava, e cioè una cosa che tu dici: ma siete pazzi? Poi dici: ci hanno messo 10 anni, è costato, non lo so, 500 milioni di dollari, ne ha guadagnati 10 volte, quindi hanno vinto loro, e alla fine quello è un grande utilizzo. Una cosa che noi alla scuola cerchiamo con la scuola di insegnare ai ragazzi anche molto giovani è la rivalutazione o l'evoluzione possibile di lavori di concezione tradizionale, ok? Banalmente oggi esiste l'architetto dei videogiochi,
Cioè, non per forza oggi un architetto fa un palazzo, ma fa un palazzo virtuale o una città virtuale, o arreda la stanza del protagonista del videogioco, che comunque è un progetto da 60 milioni di euro che ha una risonanza incredibile. Oggi lo psicologo non è solo aziendale o solo quello che fa la terapia, oggi lo psicologo è quello che fa il sito internet, l'applicazione, l'icona, il grafico è uno psicologo spesso. Questa è una rivalutazione di quel tipo di mestieri. Ora, non dico che uno scienziato, che diciamo, non è che si mette a fare i film, a meno che non è appassionato, però ci sono tanti casi invece di scienziati che hanno scelto la via della programmazione e della programmazione anche fisica, perché le cose che noi usiamo, che io a matematica andavo male a scuola, io uso matematica tutti i giorni, banalmente, adesso la uso, cioè ho trovato, diciamo, il mio cervello aveva bisogno di un'applicazione concreta, credo, per riuscire a starle dietro, o forse semplicemente perché al liceo ero un cretino, probabilmente questo, ma in realtà io uso simulazioni di fluidodinamica, regole di fluidodinamica per rappresentare i fumi e le cose che vedete. Utilizzo i principi della fisica per fare la gravità, e se io sbaglio a farmi quel calcolo di gravità o lo altero in qualche modo, quell'effetto viene finto. Quindi tutta questa serie di cose è molto concatenata e lo sta diventando sempre di più. Cioè, io banalmente ho parlato del settore dell'ambito dei videogiochi, in Italia ce n'è molto poco, ce n'è qualcosa a Milano di grande, però in realtà quello è un settore che ha inglobato e reinventato una marea di professioni. Cioè, ci sono fior fior di storici che lavorano alle storie di Assassin's Creed per l'Xbox o la PlayStation. Cioè, questa cosa, quello che cerchiamo di insegnare ai giovani a scuola è proprio che questa cosa dovrebbe dargli lo stimolo di non fermarsi uscito dalle superiori alla lista delle materie dell'università, nel senso, leggila, ok, però cerca di capire che psicologia non si divide solo in aziendale, ok, cioè si può essere tanto altro. Cioè, è quel tipo di apertura mentale che credo che vada insegnata oggi ai giovani, perché non perché poi per forza devono chissà fare cosa, però hanno sicuramente una base più buona per poter scegliere. Io personalmente sono uscito dal liceo assolutamente confuso, non sapevo che cosa fare, dico la verità, mi piaceva disegnare, però dicevo, ma dove vado? Ho studiato lingua cinese e tibetana, cioè, che voi dite, ma sei impazzito? All'epoca bellissima, meravigliosa una cosa, però questa cosa del disegno mi era rimasta qui, perché tutti mi dicevano, ma dove vai, che disegni, ma che fai, no? E quindi ho cercato, poi non avevo fatto un liceo artistico, quindi la tecnica neanche ce l'avevo, però ho cercato di portarmi piano piano negli anni in quella direzione. Ho iniziato, facevo per esempio etichette di cibo per cani e gatti, io, cioè con Photoshop, capito? Cioè andavo dal signore, c'aveva l'azienda, mi facevo le foto e poi gli elaboravo le etichette, per dire, cioè le vie sono infinite. Però se avessi avuto qualcuno che quando avevo 19 anni mi avesse detto, guarda al di là del tuo naso, in realtà sarebbe stato più semplice, perché ci avrei messo di meno, cioè semplicemente ho fatto una fatica in più che mi sarei potuto evitare. E non è che io ti dico che a scuola devono insegnarmi a usare Maya, cioè no, è una cavolata, no, magari, ma no, sono paesi del nord Europa che lo fanno alle medie, cioè fanno fare cartooning alle medie ai ragazzini, però non parliamo di quei paesi, perché secondo me hanno una qualità che noi non abbiamo, ovvero che sono pochi. E quindi ci sarebbe tutto un altro discorso da fare. Però il senso è che tutte queste cose devono e possono essere unite, cioè, e lo devono essere sempre di più, cercando di abbattere anche dei pregiudizi che spesso ci sono riguardo. Insomma, io credo che sia la cosa migliore. Grazie. Grazie, grazie a te. Grazie, perché anche il tema della, come dire, della rivisitazione di alcune professionalità in chiavi diverse sicuramente è uno dei temi più attuali che abbiamo davanti. L'abbiamo anche affrontato in qualche altro nostro incontro più o meno tangenzialmente, e credo che sia una visione, grazie, perché è una visione che a mio avviso dovrebbe essere uno dei pilastri per risolvere tanti problemi e per pianificare un futuro ampio. Quindi grazie veramente, un bel allargamento di visione. A voi, grazie. Grazie, io volevo approfittare per agganciarmi brevemente proprio a questo discorso, perché
Diciamo, noi come Creative Mornings, che come sapete appunto è un format diffuso in tutto il mondo, qui riportiamo il numero, 142 città in questo momento, una delle cose che vogliamo fare è dare proprio voce alla nostra comunità, cioè oggi vogliamo venire un po' più esplicitamente allo scoperto dicendo se ci sono idee, se le vogliamo far diventare progetti, se abbiamo bisogno di confrontarci, di fare qualcosa, entriamo in contatto e cerchiamo di trovare attraverso le nostre possibilità, i nostri canali, le nostre condivisioni, la forza per cercare di dar corpo a un po' di idee. Anche il fatto che incontriamo nel nostro percorso professionalità come quelle di Marco e Luca, come quelle di persone che vengono da noi con una certa frequenza, ci dà questa voglia. Quindi questo è un elemento centrale del ruolo che vogliamo cercare di sviluppare come piccolo format di ispirazione e di confronto. E volevo ringraziare tutti gli sponsor, in primis gli sponsor globali che fanno vivere questa comunità nel mondo, che sono Freshbooks, Shutterstock e MailChimp, e ringraziare in particolare chi ci sta sostenendo localmente. Media Tools, agenzia di comunicazione di Roma, main sponsor oggi anche Cartugo di questo evento. Avete visto i signori di Cartugo che con una promozione oggi raccoglievano iscrizioni, se volete potete approfittarne ancora, sono qua fuori e sono ancora qui sotto, io ne approfitterei perché è un servizio veramente utile. E oggi abbiamo riportato anche tra i nostri partner Cromatica e Artitesi, che è appunto la scuola di cui parlavano Marco e Luca e che stanno portando avanti con grande determinazione. E riportiamo anche Rufa, che ci sta sostenendo in alcune iniziative, e Io Stampo, che è il partner che ci sostiene per stampare i materiali. Nello specifico voglio ringraziare oggi anche Vita, caffetteria qui della Casa del Cinema, e Fall, gourmet popcorn, che ci ha fornito i buoni popcorn della colazione, che si trovano in via di Ripetta, ed è anche questa un'idea nuova che ci è piaciuta molto. E infine soprattutto ringraziare la Casa del Cinema, che ci ha ospitato in questa bellissima location, speriamo di poterlo ripetere, e spero anche che per voi sia stato non difficile raggiungere questo posto, che insomma ha diverse facilities per essere raggiunto comodamente. Fatelo, condividete sui vostri social quello che facciamo qui, quando siamo qui, cerchiamo di creare un po' di energie positive insieme. E poi io ricordo gli hashtag, ci sono, eccoli qua, il locale che è CMRM, Creative Mornings Roma sarebbe, e quello globale, Creative Mornings. E dopodiché vi ringrazio e devo chiedervi una bella cosa adesso. Facciamo un saluto ad un chapter che sarebbe appunto un altro Creative Mornings che si svolge a Charlotte negli Stati Uniti, che ci ha detto che volevano un saluto da noi tutti insieme. Ciao! Ok, fantastico, poi ci aggiungiamo noi. Vi ringrazio, vi do un buon ritorno alle vostre attività e per il mese prossimo seguiteci sui nostri canali e faremo un'altra bellissima cosa. Grazie mille, buona giornata.